Buongiorno, rieccoci, bentornato, bentornata. Siamo all'ultima lezione di questo blocco, ci occuperemo in questa lezione dei capelli, dato che praticamente abbiamo tutto, mancano soltanto quelli. Allora, rimpiccioliamo un attimo la nostra testa. Ok. Allora, per quanto riguarda i capelli, ovviamente evito di riprodurli in modo realistico. Dopo tutto, come ripeto, non stiamo facendo un ritratto, ma cerco di rappresentarli in modo semplice e credibile. Magari è più una base, un approccio di base questo per creare i capelli. Dopo ognuno è libero di interpretare questo metodo come vuole e completarlo anche un po' come vuole. I capelli sono molto dettagliati, teoricamente se dovessimo disegnarli tutti dovremmo star qui capello per capello a tracciarli tutti. Non è il caso, dato che noi stiamo parlando di illustrazione. Quindi, per prima cosa, suddivido la massa dei capelli in blocchi principali che sostanzialmente comprendono tutti quei filamenti che tendono ad andare in un'unica dire nella stessa direzione, a seguire lo stesso verso, lo stesso percorso. Qui abbiamo i capelli che vanno a nascondere l'orecchio, stringiamoli un po'. Abbiamo tutta questa parte. Magari abbassiamo un po' l'opacità del volto. Qui abbiamo una parte che va a nasconderci l'orecchio, poi esce così. Come vedi, i blocchetti un po' più isolati di capelli sono utili per dare valore, diciamo, alla massa di capelli che stiamo disegnando. Non è necessario ovviamente a questo punto rispettare la reference, rende ancora meno necessario, nel senso disegno i capelli un po' come mi pare. Ecco qui una piccola massa a sé stante. Qui c'è un gruppo di capelli che insieme scende in questa direzione, questa parte è tutta in ombra, evitiamo di mettere l'orecchino per ora perché non ci interessa. Oltre a definire le masse principali, vado già a scurire le zone che rimangono un pochettino più infossate, quindi più in ombra. Qui abbiamo questo ciuffo che va a nascondere completamente questa parte, l'orecchio non lo vedremo più. Abbiamo un ciuffo di capelli che esce, che crea una bella S che si arrotola insieme a quelli sotto. Questa fase è piuttosto semplice perché non c'è altro da fare che creare delle masse semplicissime di capelli e intuirne più o meno la direzione, il flow. Nota che sto scurendo già le zone un pochettino più infossate, questo perché poi andando a rappresentare i capelli veri e propri andrò a infittire le linee di rappresentazione dei singoli capelli proprio nelle zone più in ombra. Cancelliamo dallo schizzo precedente tutte le parti nascoste dai capelli. Eccoci qua. Ecco,
Le orecchie se ne vanno. Ingrandiamo un attimo il disegno e da qui andiamo a definire un po' meglio il limite dei vari blocchi con la nostra matita più precisa. In questo caso ti mostro la differenza di rappresentazione dei capelli tra una zona più chiara e una zona più scura. Nella zona più scura, come dicevo prima, infittisco di molto la traccia dei miei capelli. Nella zona più esposta alla luce, invece, alleggerisco le mie linee. La stessa cosa vale per tutti gli altri blocchi. Tendo a calcare un po' di più la linea di limite dei singoli blocchi. Ecco, e nelle parti più scure ci do dentro con le linee. Ovviamente interpretare i capelli è una cosa piuttosto personale perché rispetto agli altri elementi del volto è quello che più richiede un metodo, una scorciatoia per rappresentarli nel modo più credibile possibile, più realistico possibile, ma anche più attuabile, più semplice se vogliamo, perché star lì a tracciare le linee di ogni singolo capello non è assolutamente ciò che bisogna fare, ciò che serve fare. Ecco, come vedi che con le linee vado proprio a, oltre che a tracciare i filamenti, proprio a svolgere un lavoro di ombreggiatura, giusto per dare un po' di tono, un po' di volume, di tridimensionalità proprio alle ciocche di capelli che sto rappresentando. Proseguiamo da questa parte. Anche qui le parti più esposte sono più in luce, le parti più in ombra sono più scure. E calchiamo di più, almeno io sono abituato a fare così, calco di più le linee che delimitano le varie ciocche di capelli. Una tecnica molto utile è quella di
dopo aver delineato una ciocca di capelli, magari tracciare una sorta di linea madre centrale che va proprio a definire il verso, il flow di tutte le altre linee, e grazie a quella si riesce poi a proseguire con l'infoltimento dei capelli nella direzione corretta. Qua abbiamo la zona di capelli un po' più esposta alla luce. Possiamo gettare qualche capello scomposto qua e là per donare ancora più credibilità alla nostra interpretazione dei capelli. Io faccio sempre fuoriuscire veri e propri filamenti singoli dalla massa in modo da ancora più realismo al tutto, ed ecco che i capelli di questa fanciulla sono fatti. Proviamo a vedere la prossima. Qui la questione è identica. Possiamo procedere allo stesso modo. Dobbiamo segnare meglio l'attaccatura, la linea che ci aiuta a delimitare i capelli. Definisco un limite esterno. Qui c'è la famosa fossetta che divide letteralmente le ciocche tra quelle di destra e quelle di sinistra, e qua posso iniziare a definire appunto ciò di cui parlavamo, cioè semplificare, anzi facciamolo subito con la matita più sottile. Delimitiamo già le nostre ciocche principali di capelli. Con la matita sottile. Ripeto che questa è una fase in cui possiamo lavorare molto distinto. E possiamo anche provare ad andare un po' a tentativi nel tracciare queste linee, però ti assicuro che definire con delle linee semplici le masse di base delle varie singole ciocche di capelli aiuta molto poi a snocciolare i dettagli dei singoli filamenti, perché dà la possibilità di dare un senso al tutto.
Io qua, per esempio, sto lavorando da solo, non sto guardando praticamente la reference, quindi sto facendo i capelli un po' a modo mio. E parto sempre, mi faccio condurre dalle masse principali che creo fin da subito. Cosa secondo me molto importante, ripeto, è scurire tutte le zone più infossate in modo da dare già volume a queste linee di riferimento e questi blocchi di capelli che abbiamo creato. Non sembra, ma già questo passaggio ci mostra i blocchi che abbiamo disegnato in modo differente. Riusciamo già a interpretarli molto di più come degli oggetti tridimensionali. Questo, insomma, va tutto a vantaggio della solita credibilità del soggetto di cui parlo spesso. Ecco qui, proviamo a infoltirli un attimo. Qui traccio delle linee istinto, cercando di acchiappare la direzione giusta. Poi tutto questo, il metodo con cui decidiamo proprio di imporre un certo tipo di effetto ai capelli che stiamo disegnando, dipende molto anche da che obiettivo abbiamo, nel senso, se stiamo disegnando per piacere personale possiamo fare come ci pare, ma se poi questa immagine ha lo scopo di essere utilizzata per qualcos'altro, è chiaro che noi dobbiamo per forza decidere fin da subito che genere di effetto questi capelli vogliamo dare. Vedi qui che nella parte sinistra, che col gioco di ombre che ho voluto definire fin da subito, adesso ho associato alla costruzione delle masse principali, adesso ho una zona di capelli che è piuttosto tridimensionale, se vogliamo. Allora, dato che abbiamo scurito molto le parti in ombra dei capelli, noterai un po' di squilibrio proprio riguardo a questo, che le parti infossate, quindi più carenti di luce dei capelli, sono molto scure rispetto alle parti in ombra del volto. Quindi adesso andrei a scurire proprio le parti che richiedono più ombreggiatura, partendo dalla zona più infossata dell'arcata sopraccigliare, quella che sta fra l'occhio e le sopracciglia. Cerco
ci immaginiamo più o meno una luce che proviene da sopra. Cerchiamo di liberarci adesso di tutte le linee di costruzione, proviamo a dare al nostro volto un aspetto più veritiero. Stiamo per concludere le nozioni base. Questa è l'ultima lezione del terzo blocco. Stiamo analizzando come fare i capelli e oltre a questo proviamo a completare letteralmente i nostri disegni. Dopodiché nel quarto blocco faremo ulteriore esercitazione e riferendoci ad altre figure di esempio affronteremo condizioni, casi che non abbiamo ancora visto nelle lezioni precedenti. Parleremo dell'espressione del viso, il modo in cui cambia l'intenzione del personaggio in base al movimento di determinati elementi, eccetera, eccetera. Lateralmente i capelli gettano un po' di ombra sul volto. Ricordiamoci che tutte le zone, le aree un po' più rivolte verso il basso, genericamente sono in ombra. Ecco, l'attaccatura dei capelli leggermente alta. Ci piace o non ci piace? Non ci piace molto, vero? Non ci piace molto, vero? Allora, meglio, meglio, abbiamo imbrogliato, ma adesso proseguiamo con un po' più di sicurezza. E allora, dicevo, gettiamo in ombra le zone che tendono ad essere coperte dai capelli e anche quelle che tendono ad essere rivolte più verso il basso e più incavate. Abbiamo eliminato i segni leggeri di costruzione che si infastidivano a questo punto del nostro disegno. Non sto più guardando la reference, l'ho eliminata proprio perché adesso voglio sistemare il disegno come piace a me. Oh, nel blocco di lezioni successive ci sarà anche una lezione dedicata proprio alla creazione di un volto senza l'utilizzo di reference. Proprio per farti capire quanto è utile e necessario applicare certe regole imparate finora per riuscire a disegnare un volto anche senza riferirsi a un esempio. Con un po' di ombreggiatura andiamo ad accentuare un po' il mento. La zona sotto degli occhi deve essere scurita molto di più, dato che non era scurita affatto. Diamo ancora più ombra alle zone rivolte verso il basso. Il labbro inferiore spesso tende ad essere in ombra in queste zone, cioè la parte più interna sotto la linea centrale e quelle più laterali, e il labbro sopra invece tende sempre ad essere un po' più in ombra. Anche il naso getta un po' di ombra sotto di sé.
Questa parte di naso, quella iniziale, è un po' meno esposta perché è rivolta verso basso e quindi la scuriamo un pelo. Quando le sopracciglia sporgono, anche loro sono sovrastate da un po' di ombra. Possiamo accennare anche le linee della fronte, le rughe della fronte. Ovviamente il mento, parte inferiore del volto, getta in oscurità tutta la parte iniziale del collo. Io ovviamente sto pasticciando molto velocemente le ombre, dobbiamo solo capire più o meno i concetti, ovvio che poi uno dedica più attenzione, più precisione se lo desidera, tutto quello che sta facendo. Diamo più realismo alle labbra e rendiamo meno nette le linee che possono rimanere più leggere, ok? Nella reference, per esempio, la linea principale delle labbra non è così incurvata, la parte centrale non prende questa forma, ma a me piace così, per cui decido di modificarla, ecco che ci piace molto di più. Anche gli occhi hanno ultimi residui di linee di costruzione, in realtà la parte sotto non deve essere così marcata. Alleggeriamo un po', andiamo a segnare solo le cose che ci interessano. Questa zona. Il potere dello zoom ci fa migliorare ulteriormente il disegno. Ok, voglio scurire un altro po' i capelli. Ok.
Ok, magari torniamo prima di proseguire con un'altra, con un altro caso di capelli alla reference precedente. Della reference non ci interessa più. Diamo un po' più di credibilità al disegno, eliminando le linee di costruzione. Cerchiamo di dare un senso a questo mento, scurendo di più la parte sottostante che si infossa di più verso il collo. Il gioco di ombre è fondamentale poi per completare nel modo giusto ciò che abbiamo rappresentato con delle linee. La regola generale è quella di scurire le parti infossate tendenzialmente rivolte verso il basso. Questo perché molto spesso, la maggior parte delle volte, la luce viene da sopra. Ci sono assolutamente casi in cui la luce viene assolutamente da sotto, ma non tratteremo quel caso particolare, anche perché se capisci questo concetto è sufficiente invertire la regola e scurire e gettare in ombra le aree che invece sono rivolte verso l'alto, ovviamente. Qui, essendo il volto molto rivolto verso l'alto, è tutto molto piuttosto in luce, è tutto piuttosto in luce. Alla regola delle zone incassate rivolte verso il basso che devono stare in ombra, non c'è altro di particolare da tenere a mente se non l'intuizione di avere la capacità di smussare la vera e propria massa finale proprio grazie all'implementazione di questi chiaroscuri. Già accennato anche i denti, benissimo. Ricordiamo che i denti sono bianchi, ma non sono completamente in luce, non sono quasi mai completamente in luce, a meno che non si parli di un sorriso smagliante, tipico delle copertine delle pubblicità dei dentifrici. Poi con l'allenamento e col piacere del disegno, questa è proprio una fase estremamente rilassante che uno può portare avanti guardandosi anche un film. Diciamo che implica meno
meno concentrazione, meno dedizione e controllo delle varie regole rispetto alla fase di progettazione iniziale. Questa fase ci permette proprio di finalmente a rilassarci e goderci un attimo anche il disegno che abbiamo fatto. Ecco, faccio notare che l'uso della tavoletta mi mette in difficoltà anche nel tracciare l'ombreggiatura, infatti si vedono tutti i segni, i solchi del pennino, teoricamente con una matita su un foglio di carta si riesce ad essere sicuramente più omogenei, più dolci, più omogenei. Tendenzialmente scurendo il lato della guancia venendo verso l'interno si tende a snellirla. Proprio perché l'ombra la rivolge un po' più, infossa un po' più la parte laterale, quindi dimagrisce di fatto tutto il viso. Sistemiamo un attimo le sopracciglia. Andiamo a sistemare un attimo le labbra, la linea sopra la vedo un po' troppo marcata. Non siamo più in fase di costruzione, quindi adesso anche le linee dobbiamo curarle nel modo giusto. Una linea netta deve rappresentare un profilo netto di un elemento. Una linea invece un pochettino più leggera, come in questo caso, ci dà modo di indicare il bordo di un elemento che va poi a unirsi al resto del disegno in modo più dolce. Vedi, per esempio, punta del naso, setto, eccetera, non hanno linee e sono gestite soltanto con le ombre, proprio perché il loro limite non è assolutamente preciso. Anche il limite inferiore degli occhi. Preferisco non farlo troppo marcato. E anche qui vado a scurire i capelli. Gettandoli maggiormente in ombra dove sono più infossati e scurendo comunque anche un po' la parte dove sono più esposti, altrimenti sembra che abbia ovviamente i capelli bianchi. O comunque eccessivamente chiari. È molto importante nella fase finale comparare le varie tonalità di chiaro scuro fra volto, capelli, ombre, zone in luce, eccetera, proprio per bilanciare nel modo migliore possibile proprio questi contrasti. Ecco, a
a meno che non siano biondi, i capelli sono sempre tendenzialmente molto più scuri del viso, parlando ovviamente di un viso di pelle chiara. Quindi ciò che sto facendo ora è proprio per differenziare, imprimere il contrasto corretto a questi due elementi, volto e capelli. Ecco che automaticamente, come vedi, è tutto più credibile. Penso di aver usato la parola credibile un migliaio di volte in questo corso, ma è proprio il concetto che io tendo a voler afferrare, a voler imprimere al disegno che sto facendo di un volto dal momento in cui non sto facendo un ritratto. Quindi non è realismo fotografico, ciò che voglio imprimere non è riprodurre fedelmente la realtà o la realtà di una fotografia, ma è appunto questa credibilità. Voglio rappresentare un volto umano vero, però a modo mio. Ok, vediamone un altro.